Sì, buongiorno a tutti e grazie a nome dell'associazione per l'invito a questo Oltre Festival, che veramente io la prima volta che vengo al festival, ero già stato a Trento, però molto bello e molto interessante. Sinceramente dopo Cristiano e Gigi mi viene difficile parlare a me, non so perché mi avete scelto per ultimo, io sono uno che mi piace più andare sul trattore o lavorare i campi, però cercherò di dare il meglio di me oggi, per farvi capire un po'. Farvi capire un po' quello che è successo giù e come l'evolversi. Sì, è vero, noi non abbiamo le problematiche delle metropoli, c'è cioè il problema della casa giù, esiste poco, altre problematiche di traffico non ne abbiamo neanche, insomma. Però voglio ricordare una cosa che ricordo sempre, che durante la rivolta a Rosarno, i tre comuni della piana interessati, quindi Rosarno, Gioia Tauro e San Ferdinando, erano tre comuni sciolti per mafia. Oggi, dopo 5 anni, i tre comuni interessati sono San Ferdinando, dove la giunta è caduta perché non è stato il sindaco, a Gioia Tauro stanno facendo le elezioni oggi perché la giunta è caduta, Rosarno è caduta la giunta l'altro giorno. Quindi, per spiegarvi le problematiche sociali di questo territorio, per non toccare per niente quelle dell''ndrangheta, della mafia che tutti conoscete, io do per scontato che insomma si conoscono. Niente, noi dopo la rivolta eravamo un gruppo di compagni, di amici, più compagni che amici, che impegnati nelle varie problematiche ambientali e sociali del territorio. Lì, come dicevo ieri in un piccolo intervento, non ci manca nulla da questo punto di vista, il territorio è stato devastato, quindi questo ha fatto sì che tante persone si unissero, purtroppo ma bene, perché da lì è nato un percorso e stiamo crescendo in questo senso, no? Le criticità poi servono pure a questo. E quindi già gente che ci conoscevamo nelle varie battaglie, no ponte, no, contro l'inceneritore, la centrale turbogas, il rigassificatore, quindi vedete siamo abbastanza. Abbiamo un vasto assortimento di mostri. E dopo la rivolta eravamo molto impegnati con i ragazzi africani, a differenza di associazioni e di sigle varie, di politici, naturalmente non li cito per niente. E noi lavoravamo molto nel sottobosco, li aiutavamo come potevamo. E quindi eravamo molto presenti, eravamo più conosciuti noi, stranamente, da altre figure che forse rientrava più nei loro compiti. Dopo la rivolta ci siamo chiesti, o meglio, l'idea di SOS Rosarno nasce a Roma, una cosa strana, nasce all'USNIA. Perché un grosso gruppo di ragazzi si era rifugiato lì, quindi con i compagni dell'USNIA ci siamo messi subito in contatto e lì è nata questa idea. Idea, in realtà non abbiamo fatto niente di così grosso, abbiamo cercato di mettere insieme quelle che erano le due criticità che hanno un po' scatenato la rivolta, cioè da una parte tutta la piana. I contadini della piana stavano e stanno subendo una pressione delle multinazionali che hanno imposto i loro prezzi sui prodotti, quindi parliamo principalmente di agrumi. I prezzi all'epoca erano 6 centesimi per l'arancia delle spremute, oggi sono gli stessi, c'è qualche centesimo in più, e quindi prezzi impossibili per un contadino portare avanti un ettaro di terra, del terreno, degli agrumi per poi poter campare. E d'altra parte c'era questo flusso di migranti che arrivava a Rosarno perché negli anni passati sia le clementine sia gli agrumi stessi avevano dato una piccola forma di reddito e quindi un piccolo lavoro a loro. Sta voce si era sparsa, sapete, loro arrivano, poi si trasmettono e quindi il numero era ed è, ogni anno arrivano dopo le varie raccolte nei vari posti d'Italia, arrivano a Rosarno all'inizio dell'autunno, settembre-ottobre, per la raccolta delle clementine. Parliamo di grossi numeri, parliamo di 2-3 mila migranti solo
africani, poi lasciamo stare quelli dell'est che sono più stanziali, ma ci sono numeri altrettanto grossi anche di lavoratori dell'est che si fermano a Rosarno. Quindi una città con queste criticità, con grossi problemi di 'ndrangheta, dove c'è una cappa omertosa che veramente non ti fa respirare, trovarsi in questa situazione, penso che è scoppiata a Rosarno, ma in qualsiasi posto d'Italia dove nasceva una criticità del genere sarebbe scoppiata una rivolta, specie in quell'epoca e anche oggi di una legge Bossi-Fini dove dichiarava questi poveri cristi che scappavano da guerre civili o da altre situazioni di povertà clandestini. Quindi cioè quel razzismo che è scoppiato lì a Rosarno, credo che in qualsiasi altro posto dove questi componenti erano messi insieme sarebbe scoppiata quello che è scoppiato a Rosarno. E niente, noi abbiamo detto proviamo a mettere insieme questi due anelli di questa catena e lanciare questo messaggio a chi. E allora ci sono venuti subito i consumatori critici, quindi il primo appello è stato rivolto ai gas, ai gruppi di acquisto, e uno dei contatti con Trento è nato pure da questo lancio nostro di campagna, no? Di SOS Rosarno. Ed è stato molto accolto, non ci aspettavamo una risposta così, così forte e immediata, la gente si è molto incuriosita a questa situazione di SOS Rosarno e a quello che stavamo facendo. Noi abbiamo reso trasparente il tutto, quello è stata un'altra cosa che ci ha fatto, è stato molto apprezzato, cioè reso trasparente che significa che abbiamo, e questo sul nostro, bastante sul sito si vede, sui vari prodotti e poi gli agrumi sono aggiunti ad altri prodotti, abbiamo messo la tracciabilità, che è una cosa, cioè io partecipavo da contadino ai famosi Critical Wine di Luigi Veronelli, già lui 20 anni fa parlava di prezzo sorgente, quindi bastava, però questo non ha interesse nessuno a farlo, specie le multinazionali, poi vi racconto il perché. E noi abbiamo messo la trasparenza, nel senso il vero prezzo che viene pagato il prodotto al contadino, la paga sindacale per l'operaio e tutti i costi nella filiera. Sicuramente la cosa molto critica, quello che stiamo cercando di portare avanti con Rimaflo e con Gigi e con gli altri compagni di Milano, è proprio la logistica, perché quello è un problema, innanzitutto perché la logistica giù è molto, molto gestita dall''ndrangheta, quindi all'inizio abbiamo avuto problemi a trovare dei corrieri non in odore di 'ndrangheta. E poter portare adesso un'idea di progetto, di logistica insieme alle varie reti sparse sul territorio nazionale sarebbe veramente interessante e bello. Quindi rendendo trasparente questo prezzo noi abbiamo dato il valore aggiunto al prodotto, perché il consumatore critico, giustamente, e anche quello non critico, quando si compra il nostro arancio sa che al produttore non andranno le 6, 7, 8 centesimi, andrà il 20, 40, dipende dal prodotto. Quindi il prezzo stabilito dal produttore, perché noi siamo in varie assemblee, ci siamo trovati con diversi produttori, abbiamo detto facci sapere quanto per te il valore è giusto al tuo lavoro. L'operaio ha la paga sindacale, lì non scappa, quindi a differenza delle 20-25 euro che gli veniva dato al lavoratore, adesso siamo ai 40 più i contributi, quindi e questo è stato un po', ma in realtà non abbiamo fatto nulla, cioè abbiamo solo applicato una buona regola di eticità alle cose, cosa che gli altri non fanno. Parlavo della grande distribuzione, noi 2 anni fa abbiamo attaccato con una petizione il più grande distributore etico, che si spaccia per etico, che è la Coop. All'inizio di questa nostra campagna, dove la mediaticità era a Rosarno ovunque, in qualsiasi angolo c'erano telecamere di tutto il mondo, la Coop ci contattò, la Coop Adriatica, che era interessata al nostro progetto e ai nostri prodotti. Mi ricordo fecemo un'assemblea che durò, penso, una giornata, perché per noi aprirci, anche se era la Coop, ma aprirci alle multinazionali ha molto messo in discussione tante cose, però alla fine siamo arrivati al punto di dire, boh, se questa possibilità, stando sempre con le antenne molto attenti con quei signori, ci dà la possibilità di dare lavoro
sul territorio, che ben venga. E allora abbiamo detto ok. L'unica cosa che avevamo chiesto a questi signori era che i nostri prodotti nei loro negozi, nei loro scaffali avessero il nostro marchio e il prezzo trasparente ben messo in vista. Quando noi chiesimo questi non abbiamo avuto più notizie, né una telefonata, né un'email, non ci hanno più considerato, quindi questo per la dice lunga sulle multinazionali, no? E su come vengono giù, fanno i contratti con gli imprenditori locali, che a sua volta lavora sul centesimo, perché poi tutto ricade sulla schiavitù dell'operaio, no? Se a me mi pagano l'arancia 7 centesimo, lavoro sui quantitativi perché agrumi giù ce n'è a uffa, e di conseguenza chi ne va di mezzo sono i piccoli proprietari e i lavoratori. Quindi la nostra battaglia sulle multinazionali, sulla grande distribuzione che si occupa dell'alimentare, è nata proprio da questo spunto che ci ha dato la Coppa Adriatica. E niente, il nostro percorso continua. Da lì abbiamo avuto, sono nati dei rapporti bellissimi con alcuni, a parte Gigi Rimapro, ma con tanti cast in Italia, e ci vengono più volte a trovare, perché noi li abbiamo spinti dicendo venite giù, vedete qual è la realtà in cui lavoriamo, così vi rendete conto. E questo ha fatto sì pure che dietro gli input di alcuni di loro è partito un piccolo progetto, sta partendo, insomma è da 2 anni che stiamo un po' lavorando, però è sempre in fase di crescita, di turismo alternativo, no? E noi l'abbiamo chiamato proprio la Calabria che non conosci, perché chi viene a trovarci, oltre a vedere le realtà, a mangiarsi la ricotta calda a Monteporo da Gabriele, o dormire lì da me ad essere svegliato all'asino, lontano da qualsiasi altro rumore, va a trovare i compagni dell'associazione del Brigante a Serra San Bruno, che stanno facendo una grossissima battaglia sull'acqua, sull'alaco, questo invaso grandissimo che è altamente inquinato, che fornisce 80 comuni nel nostro territorio. Va a trovare le realtà di Cinque Fronde, dove c'è un collettivo che sta facendo veramente tanto. Adesso gli è stato dato un frantoio in disuso e l'hanno battezzato Frantoio delle Idee, dove è un centro culturale dove si stava di tutto. È veramente Gigi ha avuto la fortuna di, qualcun altro di voi, di conoscerli. Va a trovare il piccolo vetraio che sta chiudendo l'attività perché non riesce più a vendere i suoi lavori, o il mastro cestaio, cioè li portiamo in queste realtà della Calabria che non, nessuno conosce, che pur facendo resistenza sul territorio rischiano, perché poi se non fai reddito per mantenere la famiglia sei costretto, ahimè, ad andare via. E giù si sta rivivendo questa situazione, anche se la gente non sa dove andare più, però stiamo assistendo a tanta gente che sta ripartendo. E oltre a questi progetti, una tra le cose più belle che è nata da SS Sarno è la rete che si sta creando sia sul territorio regionale stesso, perché poi la Calabria è molto lunga, e quindi con alcuni di compagni di centri sociali o di varie associazioni ci vedevamo solamente durante le varie proteste per qualche problematica, ma non ci vedevamo ad affrontare problematiche sociali, che prima se ne è parlato benissimo, e quindi sta nascendo questa rete regionale. Finalmente è un percorso molto lungo e duro, perché tanto che si sta lavorando, però ci sono sempre dei piccoli spigoli da cercare di limare, ed è una cosa difficile. E i contatti con la rete che si sta creando a livello nazionale, lasciando da parte Rimaflo, però Genuino Clandestino. L'altro giorno abbiamo avuto per 3 giorni i 3 contadini attori del Teatro Liberatorio di Genuino Clandestino, e veramente sono stati dei momenti molto intensi. E un po' le reti con tutte le associazioni che stanno lavorando sui territori. Noi all'esperienza in Val di Susa, all'epoca abbiamo mandato le arance gratis per pagare i vari avvocati e curare questi aspetti qua. Quindi siamo sempre presenti dove ci chiamano, cerchiamo di esserci sempre, perché la difesa del territorio per noi è la prima cosa in assoluto.
oltre a tutte le altre problematiche, insomma, che stiamo affrontando in questi giorni. Cos'altro dire? Nasce pure un progetto di cooperativa sociale, sta nascendo, siamo nella fase di costituirla. Questa nasce dietro l'input di alcuni di noi che l'anno scorso hanno dato di alcuni contadini di Essere Sarno, hanno dato in forma gratuita dei terreni ormai abbandonati o terreni coltivati da agrumi. Cioè, io personalmente ho messo a disposizione 6.000 metri di un agrumetto rimpiantato giovane per far nascere questi orti collettivi, dove insieme, l'anno scorso è stata un'esperienza proprio di campo, dove abbiamo lavorato con i ragazzi africani insieme a Zappara, cioè proprio i lavori fisici, quindi momenti molto intensi di lavoro e di star bene insieme. E da questo adesso si sta arrivando alla conclusione di questa cooperativa sociale, dove si vuole coltivare queste terre con una doppia valenza. Una, quella di riprenderci la terra, perché noi giù stiamo assistendo che, specie la parte dei contadini anziani, purtroppo, che non ce la fanno più a gestire i terreni e che non traggono reddito più, no? Vivono, magari mettono la pensione per coltivare l'agrumeto perché è stato piantato e quindi non gli va di estirparlo o di piantare altre culture, perché c'è molto un rapporto effettivo, però piano piano li stanno abbandonando e quindi vediamo, specie nella zona dove abito io, quindi nella parte di Rosano che è verso le serre, questi roveghi si stanno incapsulando gli agrumeti. E lì chi sta arrivando? Chi ha soldi liquidi da acquistare? Quindi non vi dico chi è che fa queste operazioni, e stanno estirpando, si passa da una monocoltura che era l'agrume, si sta passando a una monocoltura molto costosa, dicono pure redditizia, che è il kiwi, una monocoltura che sta rendendo gli agricoltori non più proprietari della loro terra, perché lì stanno arrivando con i vari brevetti dove ti danno le piantine, ti devi comprare da loro, sempre parliamo di multinazionali, di aziende dell'Europa del nord, che stanno importando queste piante brevettate, dove ti danno delle direttive, tu devi seguire, usare i concimi che dicono loro, l'acqua che dicono, cioè non sei più agricoltore, sei tra virgolette nemmeno imprenditore, non saprei come definire questo ruolo qua, e niente, poi sei vincolato a vendere il prodotto a loro, quindi stanno veramente prendendoci la terra in questo senso. E quindi, per evitare questi passaggi, abbiamo pensato di iniziare a dare un esempio e coltivare la terra come si faceva una volta con la zappa, e coltivare, fare una ripresa delle vecchie varietà che si stavano perdendo, per contaminare ancora quei pochi contadini e fargli capire che, se si vuole, un'altra via è possibile. E devo dire che c'è un certo interesse a questo passaggio che stiamo facendo. Naturalmente i ragazzi africani sono la parte fondamentale di questo. Loro, l'anno scorso, un paio di loro ci hanno espresso proprio col cuore che loro vogliono portare avanti questo progetto, e nel periodo, in questo periodo loro di norma si spostavano, hanno deciso di rimanere lì pur non percependo nulla, perché sai, tu pianti, tipo l'anno scorso è una dannata, per fortuna poi sono scesi Stefano e alcuni componenti della Rimaflo e ci hanno aiutato a fare quella poca passata, perché i pomodori l'anno scorso li abbiamo persi quasi tutti, quindi da questo punto di vista climatico è stata un'esperienza negativa, però l'agricoltura è questa, lo sappiamo, quest'anno speriamo vada meglio. E quindi mantenuto un piccolo stipendio, giusto per farle rimanere giù, però quest'anno ci ha detto: noi, come va o comunque vada la cosa, vogliamo rimanere e portare avanti questo progetto, far nascere questa cooperativa. Anche lì si sta facendo un percorso molto importante, perché prima alle varie assemblee, dove ormai le assemblee del Sessore Sarno nella maggior parte dei casi sono più ragazzi africani che noi, fanno parte integrale, e oltre a fare parte integrale, a differenza dell'inizio che erano dei buoni uditori, però erano sempre lì ad aspettare che, tra virgolette, passando da questo, l'uomo bianco desse il comando a fare qualcosa, adesso c'è l'intraprendenza, cioè iniziano a dire: no, ma facciamo questo, ma perché non facciamo, cioè, e quindi veramente si sta crescendo molto in questo. E
cos'altro dire? Sulla schiavitù, purtroppo. Noi sì, quello che stiamo facendo è bello, è semplice, non c'è niente di particolare, però è un esempio, cioè un esempio che se si vuole dal basso veramente si può iniziare portare avanti questa lenta rivoluzione, io definisco dove siamo tutti quelli che vedo sotto questo tendone, facciamo parte. È ovvio che poi quando vai alla tendopoli ti rendi conto che cioè, ti senti veramente nulla, anche se stai facendo una bella cosa, ma lì vedi 2000 ragazzi quest'anno abbandonati da se stessi, abbandonati dalle istituzioni, abbandonati da tutti, e mentre prima dopo la rivolta c'era stato un occhio in più, quindi sì, arrivava ogni tanto il politico, il comune si interessava, adesso per fortuna c'è qualche associazione tipo Medu, tipo Emergence che sono presenti, anche la CGIL sta facendo un po' di lavoro finalmente lì sui vari accampamenti, però in ogni caso la situazione è molto disagiata perché loro sono abbandonati a se stessi, sono nati i caporali come a Foggia, si sono fatti dai ghetti, sono arrivate le prostitute. Questo ha fatto sì che questo ha creato dei distacchi ancora con la popolazione del posto. Noi stiamo avendo spesso discussioni con gente di Rosarno. Rosarno è una città, oltre a essere. Ad esserci questa cappa di omertà, quindi c'è tanta brava gente, però siccome l''ndrangheta, a differenza di altre problematiche, a differenza della mafia, a differenza delle altre, non mi viene nemmeno il termine di quanto è brutto definirle queste cose, c'è un rapporto di parentela tra di loro, quindi ti ritrovi, io ho degli amici che si sono ritrovati, un nipote sposato con un cugino, cioè, per il grado di parentela lontano si sono trovati a avere a che fare con queste famiglie. Quindi lì che fai? Io tante persone sono andate via per questo motivo. Dice, io non mi posso ribellare perché sennò questo mi viene a trovare a casa e dice, oh, ma tu che fai? Non sei più, ti manca la libertà. Pur non voler, pur non, essendo una persona libera ti manca la libertà. Quindi tanti sono andati via. E tanti che stanno lì e parecchi che si sono fermati. Vivono sotto questa cappa un po' di omertà e quindi rimangono, cioè non si indignano davanti a niente più, spazzatura abbandonata. Noi l'altro giorno abbiamo partecipato a un mercatino di slow food, ci hanno invitato e siamo andati a Villa San Giovanni ed era venuto uno di questi ragazzi proprio a provocarci, un po' perché sapeva che il mercatino c'eravamo dei produttori, quindi non più Arturo, Lavorato, Pepe Pugliese che magari gli avrebbero subito assaltato. E questo ci ha detto che lui adesso ha deciso di andarsene da Rosarno, di portare via i suoi figli da Rosarno perché non vuole far crescere i figli. Davanti alle prostitute che si fanno il bidet per strada, proprio testuali parole, o davanti agli africani che fanno la pipì dove capita. E io gli ho risposto, gli ho detto, guarda, io ho degli amici di Rosarno che sono andati via da Rosarno, ma il motivo no, non mi sembra questo. E quindi questo non per essere pessimista, ieri sono stato un po' accusato, però il territorio è questo, ragazzi, quindi è veramente duro, noi ce la stiamo mettendo tutta e abbiamo la forza e il sorriso dei ragazzi africani che ci aiutano, perché vedere loro nelle condizioni da cui vengono e come vivono e vederli sempre sorridenti veramente ci dà un'energia, una forza non indifferente. Grazie.